Stavolta, meno male, al contrario delle precedenti partite, il risultato è coerente con quanto visto. Io meno male solamente per il discorso della coerenza, no? Per quanto visto su, cioè per quanto ha fatto vedere la partita, non meno male il pareggio, perché come penso ormai sappiamo tutti, il risultato, diciamo, che dovremmo sempre fare è quello della vittoria, quello di vincere. Però parlando di questa partita qua, come ho detto, il risultato è stato coerente con quanto visto, perché credo che più o meno a livello di occasioni, di pericolosità, con le mie pare, bene o male, la partita è stata piuttosto equilibrata. Non ci forse Livorno ha fatto qualche cenno di più, soprattutto sul finale, però niente di così eclatante da poter meritare in maniera estrema, come è successo in precedenti partite. Il risultato però non ha dimostrato la vittoria. Parlando della partita, cosa c'è da dire? C'è da dire che per quanto abbiamo conquistato un punto, soprattutto confrontando, no, questa partita qua con quella dell'altra settimana, il Livorno ha giocato peggio e appunto ha fatto un punto. Magari giocando veramente di merda, se si ragiona, sì, magari riesce a vincere, però lasciando stare questa serie. Il Livorno ha giocato secondo me un po' peggio rispetto appunto alla precedente partita, perché oggi veramente hai sbagliato spesso, non sempre, ma spesso cose veramente banali, ad esempio dei passaggi, e non lo so, ad esempio, non lo so, non hai corso, no? Secondo me, su determinate palle, che magari potevano essere, se poi gestite a modo, pericolose. Sono state svariate cose che secondo me hanno fatto sì che questa partita qua, a livello di prestazione, è stata peggiore della precedente. Io spero che, come Dio sempre, no? Quando capita queste, diciamo, prestazioni non molto buone, seppur comunque non è stata pessima, però io spero sia solamente un caso, anche se secondo me andando avanti, se veramente non riusciamo a fare risultato, questa condizione qua secondo me può chiaramente influire tanto anche sulla testa, sul morale della squadra. E come del resto, secondo me può veramente influire tanto e condizionare il tutto il discorso di non riuscire più a far gol, ma nemmeno per fortuna, nel senso, anzi, cioè, per me, per quanto ci sia tanto, cioè tanto va dato alla non concretezza, no? Secondo me, non bravura in determinate situazioni dei giocatori, va anche detto che un po' ci mette sempre di suo anche la sfortuna. Mi riferisco specialmente, e credo forse esclusivamente anche, su quella plateale occasione sul tiro di Biagianti, deviato da avvantaggiato, che di solito quando uno devia il pallone, no? Cioè deviazione, di solito comunque la traiettoria del tiro viene piuttosto cambiata. Stavolta è cambiata veramente di vero minimo, che appunto ha permesso al portiere avversario di prendere, nonostante appunto, come ho appena detto, c'è stato questo tocco che poteva essere sicuramente più fortunoso, cosa che chiaramente poi appunto non è stato. E comunque, parlando del fatto di non riuscire a fare gol, secondo me questa serie, cioè il Livorno dovrebbe lavorarci un po' su, un po' tanto, perché davvero sembra che ci sia una sorta di maledizione. E boh, fra l'altro, ora questa è una mossa aggiuntiva, una cosa che mi preoccupa un po' è il fatto di rivederlo oggi avvantaggiato, però vederlo veramente cambiato. Perché di solito avvantaggiato credo che sia uno dei poi che sino all'ultimo, anche quando magari la partita, diciamo, è già stata decisa, no? Soprattutto a livello di risultato, è uno di quelli lì che secondo me fino all'ultimo ci prova, anche se poi alla fine magari non conclude niente. Oggi ovviamente ho visto un avvantaggiato parecchio, più che svogliato, non lo so, non in forma, nel senso ha sbagliato cose che di solito uno sbaglia. E peggio ancora, non ha rincorso, non ci ha creduto fino in fondo, come di solito invece fa. E boh, non vorrei che questa situazione attuale del Livorno, che anche se comunque un'ossa brutta, non un periodo brutto, c'è cioè già stato in precedenza, stavolta non ancora di più, perché si è veramente lì nella zona di retrocessione. Quindi non vorrei che questa situazione qua possa veramente influire anche a giocatori, diciamo, secondo me fondamentali, come ad esempio l'avvantaggiato. E nulla, volevo attaccare questa serie al discorso dato che bisogna attacco e fa gol, al discorso dei gol che non si fanno più. E niente, detto questo, io posso fare come sempre il classico riassunto della partita.
E quindi iniziamo. Allora, il primo tempo, diciamo che tutte e due le squadre sembrava che avessero voglia di magari portarsi in vantaggio, no? Provando a fare qualcosa, però senza, diciamo, sbilanciarsi troppo, sia noi che loro. Però alla fine nessuna delle due è riuscita appunto a far gol. Infatti, come poi diciamo, no? Si è conclusa la partita, appunto il primo tempo è finito sullo 0-0. Secondo tempo, secondo me, Livorno un po' più grintoso, no? Un po' più voglioso di provare a fare qualcosa. Secondo me, seppur non di tanto, si è reso più pericoloso dell'Entella, o perlomeno ha sicuramente, secondo me, ha avuto più possesso palla e, tra 2000 virgolette, il pallone del gioco, perché bene o male l'Entella si è vista, però si è vista veramente a sprazzi. Livorno invece, bene o male, seppur non facendo qualcosa di veramente pericoloso per tutto il secondo tempo, ha sicuramente giocato forse nella parte difensiva, forse un po' più nella parte difensiva dell'Entella, ripeto, senza fare veramente niente di pericoloso. Resta di fatto che, nonostante tutto, nonostante Livorno abbia pressato un po' di più, abbia provato un po' di più a provare a fare il gol, che probabilmente poi significava anche vittoria, ha fatto le punte sul finale. Resta di fatto che non è bastato e la partita, come da risultato appunto, è terminata sullo 0-0. E niente, questa, diciamo, è stata un po', in maniera molto sintetica, il riassunto di quanto è successo. Allora, a livello di, diciamo, episodi, non so se c'erano o meno, perché chiaramente vedendolo dallo stadio hai una visione a volte errata, no? A volte può essere più specifica, a volte più errata, delle telecamere, no? Di guardarla magari in televisione. Resta di fatto che ci sono stati degli episodi che secondo me hanno forse un po' influenzato la partita. Vedi in primis quel rigore che secondo me poteva starci su Baiushi, e poi alcune volte, soprattutto in area, credo fossero stati bene o male sempre i difensori, o perlomeno i giocatori dell'Entella, che l'hanno presa di mano e l'arbitro ha fischiato in meno uno. Io ripeto, non so se c'erano o non c'erano, quindi non è che mi ci sto a fissare e puntualizzare. Resta di fatto che sono stati episodi che possono aver condizionato la partita se erano veramente fallo. Questa è un'aggiunta che volevo mettere, una delle classiche aggiunte. E sempre parlando della partita, dei commenti, più che degli episodi, visti va sulle scelte, no, dell'allenatore, lo voglio fare per concludere questo commento. Io non sono stato molto d'accordo sui cambi di Panucci, che, anche se stivi, secondo me, un pochino hanno influenzato la partita. Specialmente sul cambio di, in primis, di Fedato, ma anche quello di Baez. Perché allora Fedato fino a quel momento era, penso sia stato uno dei giocatori migliori di oggi, no? Per la parte del Livorno, e l'ha voluto sostituire con Jelinić, che, anche se comunque Jelinić non è sicuramente un cattivo sostituto, resta il fatto che preferivo io personalmente Tolle Moscati, che oggi non era molto in forma, o perlomeno non ha fatto una buona partita, piuttosto che appunto Fedato. E qui quindi non sono tanto d'accordo con la scelta di Panucci. E poi sul discorso di Baez, non so che lo guarda, vabbè. È stato che io personalmente Baez avrei avuto un buon giocatore per il Livorno. E per quanto comunque lui abbia quello stile di gioco che a tanti non piace, perché è più tecnico, no? Più da uno contro uno, piuttosto che, non lo so, da passaggi e via dicendo. Resta il fatto che, secondo me, Baez non è un cattivo giocatore e può servire. Resta il fatto appunto che, secondo me, oggi, per quanto comunque abbia sbagliato, non era da togliere. Secondo me, piuttosto, era da provare, no? Alla fine, secondo me, cioè, diciamo, sì, c'hai qualcosa da perdere, ma c'è veramente poco da perdere. Quindi, secondo me, piuttosto che una sorta di tridente, l'ho avvantaggiato Baiushi e Baez, piuttosto che toglierlo per mettere appunto Baiushi. E questa è un'altra cosa, una mia chiaramente opinione. Insomma, detto questo, niente, finisce il commento. Scusate se lo voglio sempre dire, perché io,
so per se si è accorti, penso di sì. Io faccio il video e vado, e magari, cioè, non è che poi taglio, quindi non so se magari a volte mi perdo i discorsi, non torno. Scusate se eventualmente ci sono stati alcuni vestiti lì e niente. Adesso, prima di concludere, come sempre, voglio, come quasi sempre, voglio dire contro chi giocheremo la prossima. E appunto, se non sbaglio, giocheremo contro il Trapani laggiù. Sicuramente sarà una trasferta, a parer mio, non semplice, però chiaramente bisogna sperarci. E niente, quindi vediamo un po' cosa accadrà. Se magari, non lo so, una trasferta, almeno, se proprio, non lo so, per dire, dovessimo perdere, speriamo almeno di far gol, nel senso di sbloccare, no, questa sua vita non gol, anche perché se non sbaglio da quante 3 partite mi pare che non riusciamo a far gol. È una sorta di maledizione, vabbè. E niente, via, detto questo, ci vediamo al prossimo video, vedremo un po' cosa accadrà. Via, ciao a tutti.